Michele Achilli, tu eri un giovane deputato per il Partito Socialista, eri entrato in Parlamento nel 67, quando appunto il 12 dicembre del 1969 scoppia la bomba a Piazza Fontana. Hai dei ricordi precisi di quell'evento, di come sapesti la notizia? E allora non c'era internet, non c'erano mezzi di comunicazione più veloci, quelli che abbiamo adesso? Ma voglio fare un passo indietro, nel senso che il gruppetto della sinistra socialista, che era un po' emarginato dal partito, era ospitato per delle riunioni proprio in Viale Murillo al circolo Sacco Vanzetti. Quindi io Pinelli non ricordo personalmente, ma sicuramente ci siamo incrociati in quelle occasioni, per cui di Viale Murillo io ho un ricordo molto preciso, c'era nell'atrio una garrotta e quindi quando è avvenuta la vicenda di Piazza Fontana, subito la memoria è andata a quei ricordi. Ma io ricordo benissimo, ero a Bergamo per una riunione di partito e proprio nel mezzo della riunione mi è stato avvisato di quello che era successo e sono tornato di corsa a Milano immaginando che non si trattasse della caldaia che era scoppiata, ma di qualcosa di più. Di più drammatico, cosa che in effetti poi è avvenuto. Ecco, e poi penso che sei andato in Parlamento nei giorni seguenti o sei rimasto a Milano? No, subito c'è stata una riunione del gruppo socialista alla Camera, io ero alla Camera, per capire un po' e cercare di valutare la situazione in rapporto alle prime indagini che così avevano preso una direzione completamente errata e quindi... Esatto, ecco, e ti ricordi i giudizi politici che trapelavano alla Camera, non solo i giudizi dei socialisti, ma magari anche quelli delle altre forze politiche? No, questo sinceramente non ho un ricordo particolare. Ricordo riunioni proprio allora io appartenevo alla corrente lombardiana e la prima cosa che ricordo, che tuttora non so quale fine abbia fatto, Riccardo Lombardi aveva fatto stampare una pagina del giorno dove erano apparse le necrologie, l'aveva incorniciata e l'aveva nel suo studio alle spalle della sua scrivania. Quindi era in quella sede diciamo, che io discutevo della situazione, non avevo rapporti con altri partiti sulla questione naturalmente. E poi invece qualche giorno dopo appunto la morte di Pinelli, che sembrava indirizzare le indagini verso una colpevolezza diciamo della parte anarchica, della matrice anarchica. Sì. Anche qui ricordi particolari reazioni invece dai socialisti? Ecco, insomma. Appunto, devo dire che i socialisti subito avevano scartato l'ipotesi che potesse essere la fonte anarchica responsabile del... Cioè, già il clima generale del paese aveva già mostrato una recrudescenza di una reazione ai grandi movimenti popolari, perché in fondo la conclusione era il clima di allora nasceva dalle grandi mobilitazioni sindacali e studentesche, quindi si capiva che le forze reazionarie avevano interesse a porre un freno, a generare degli equivoci su questa questione. Quindi il giudizio era abbastanza unanime su questo, tant'è vero che ricordo i giuristi, gli avvocati socialisti di allora erano tutti mobilitati a favore della... Sì, perché oltre a Pinelli ci fu una retata di anarchici, sì, certo. A iniziare appunto da Valpreda, che poi insomma è in carcere per parecchi anni. Valpreda era uno dei soci del circolo di Viale Murillo. E c'erano appunto rapporti fra socialisti e anarchici? Sì, perché in fondo sai... Comunque era una vecchia matrice della sinistra socialista, non era totalmente estranea a quelle parole d'ordine, in fondo erano amicizie nate proprio sulla base di giudizi che si dava sulla situazione e sui pericoli della reazione rispetto ai grandi movimenti di massa che c'erano in quel periodo. Ecco, quindi percepivate anche voi questo clima di caccia, voi socialisti, percepivate anche voi questo clima di caccia alle streghe che si scatenò nei confronti degli anarchici? Tutto,
Sì, poi naturalmente oltre agli anarchici sì, coinvolgevano anche proprio frange del movimento studentesco e così via. Diciamo, la caccia alle streghe andava oltre, diciamo, il settore anarchico, ma prendeva appunto anche giovani contestatori che lavoravano al di fuori dei partiti. Ecco, diciamo, tu eri, se posso dire, l'unico deputato che era ammesso, tra virgolette, all'assemblea del movimento studentesco, che frequentava la statale, che aveva un'interlocuzione con questi giovani extraparlamentari. Sì, sì. Non ti so dire le ragioni originarie di queste, ma l'amicizia con Toscano, con Mario Capanna, così, erano talmente consolidate che alla fine la mia partecipazione era quasi naturale, cioè non andavo con circospezione o timore a queste assemblee. Tant'è vero che poi io in consiglio comunale, in quel periodo a Milano, riportavo tante volte in consiglio comunale le ragioni degli occupanti dell'università e così via. Allora era sindaco Agnasi che in fondo queste cose le capiva abbastanza bene. Ecco, e anche da parte di questi giovani contestatori ci fu appunto timore di una recrudescenza della repressione nei loro confronti, insomma, Piazza Fontana era rivolta certo, anche a loro. Sì, certo. Beh, dopo nacque Fronte Popolare, il loro settimanale, su queste cose si è dilungato molto con analisi precise. E appunto, poi volevo chiederti, dalla lettura appunto dell'intervista che è contenuto nel libro appunto appena uscito su Sinistra per l'Alternativa, ricordi di una sottoscrizione che avevate fatto voi della sezione ticinese, sì, per la famiglia, sì, Pinelli? Sì, io non ero della sezione ticinese, ma però ero considerato, diciamo, elemento di punta su questa vicenda, e allora la sezione mi aveva subito chiamato per coordinare un po' i lavori di questa sottoscrizione, che ha avuto un successo notevole. Non ricordo la consegna della somma che abbiamo raccolto, ma ricordo però le telefonate, le riunioni fatte per dimostrare che anche questo elemento poteva segnare una vicinanza alla vicenda. Ecco, a dimostrazione appunto che la pista anarchica non convinceva per nulla i militanti socialisti, sia come dire la sua classe dirigente del partito quanto i singoli militanti. Nessuno ha mai pensato sinceramente che fosse la pista anarchica, no, perché dicevo, il clima generale del periodo era tale per cui si capiva che le forze di destra, le forze reazionarie stavano cercando di creare confusione, disordine, proprio per arrestare il grande movimento di massa che c'era in quel periodo. Per cui c'era già una certa diciamo, chiarezza, qualche intuizione, diciamo, come dire, pensare almeno che ci fosse un certo coordinamento fra alcuni settori dello Stato, chiamiamoli settori deviati dello Stato, e invece poi gli esecutori materiali degli attentati. Allora, o questa percezione, diciamo, che è ancora sfumata? Era ancora sfumata, si è consolidata poi negli anni successivi. Almeno personalmente devo riconoscere che non mi sembrava talmente assurdo il fatto talmente che i settori dello Stato potessero mettere delle però bombe. Piano piano ci si è accorti che, che a pensare male si fa bene. Ma in qualche modo diciamo che questa vicenda è stata paradigmatica nel considerare i rapporti fra Stato e cittadino, è servita a qualcosa per riconsiderare questi rapporti di autorità, o in fondo è servita fino a un certo punto? Sto parlando della morte di Pinelli. Cioè, si può avvicinare il caso Cucchi alla morte di Pinelli? Uno Stato che comunque in qualche modo... No, direi che lì la componente politica era essenziale. Qui si tratta di malversazioni personali che non hanno nulla a che fare. Allora il clima era diverso e la repressione era contro le forze innovative della politica o quelle dei contestatori che cercavano così comunque di chiudere un periodo di centrismo soffocante che era l'inizio degli anni 60.
E quindi si è spesso parlato che la bomba di Piazza Fontana ha costituito una sorta di perdita dell'innocenza, ossia si sapeva d'ora in poi con chi si Certo. doveva avere a che fare. Ecco, tieni conto che allora io ero molto vicino a Riccardo Lombardi perché da giovane deputato seguivo, dico, insegnamenti e prassi, per cui Riccardo da questo punto di vista forse aveva visto prima di noi questo sottofondo e quindi attorno a lui si era creato proprio un clima di persone che ragionavano proprio in termini di politica generale, di vedere nel fatto non un episodio di malcostume della polizia, ma una strategia molto chiara che poi si è consolidata in molti altri fatti.